Gente a liberare il gioco sulla destra, ma c'è Scarpellini. Bene in fase di interdizione, prova dalla distanza Viscomi con il piede sinistro. Pallone che sfila al lato del palo destro. Tillo dopo Altamore di Rocco col fisico su di lui. Poi tocco al centro, deviazione. Scirocchi non riesce a tenerla. Allora Sciarappi prolunga a destra per Forestali. Di prima Forestali incrocia con il destro, vantaggio del Ferratello. Verticale su Zito che scappa però sempre con quel pizzico d'anticipo. Allora Sciarappi al centro, servizio per Fardelli che lascia sul posto Amati. Conclusione di Fardelli. Si stende Cortini, ma non c'è bisogno di intervenire perché il destro di Fardelli è largo. Ma Raimo ha rimediato alla grande al suo errore. Servizio al centro per Forestali che taglia a sinistra su Altamore. Altamore sul lato corto può provare la giocata personale. Arriva sul fondo, mette al centro, si stende Cortini e palla in calcio d'angolo. Ah, è rimasto così il tempo. Bene, perfetto. Si rinizia da Cortini. Antoci attaccato. E dunque Briotti. Briotti vede la porta, la conclusione a giro. Non lontana dal palo destro. Forse che è uscito subito sui piedi dell'attaccante avversario. Dare fastidio immediatamente. Prone verso Altamore che mette bene giù sul limite dell'aria. Incrocia con il sinistro. Raddoppio del Ferratella. Pallone fuori. Sempre l'11. Parte Antoci. Sotto porta. Attenzione a Di Rocco che riesce a beffare Grasso con una carambola che lo premia. Anticipato da Scarpellini. Servizio in verticale. Raimo con la testa a terra. Con mentalità difensiva. Ma il pallone è buono per Di Rocco che va il dribbling. Entra dal lato corto. Prova con il destro. E poi ci mette le mani sul primo palo. Carlo Grasso. Ha un pallone sulla tre quarti difensiva, lo va a servire in verticale Di Rocco con l'esterno per Scirocchi al centro. Amati un attimo in ritardo, ma riesce con un primo controllo non perfetto, ma poi con l'esterno a mettere in porta per il pareggio della Roma. Verso il compagno. 20 metri di corsa all'indietro. Adesso la conclusione deviata. Sfortunato autogol e il Ferratella è sotto. Con Casillo che non riesce a contenere Zito. Zito entra nella metà campo avversaria, riesce ancora a evitare Casillo. Pallone per Di Rocco, sterzata destro, parata plastica di Grasso che si stende e riesce ad evitare il gol della Roma. Plastico, sembrava quasi essere librato a qualche metro dal suolo Carlo Grasso. Fardelli verso Raimo che la riesce a mettere giù per Briotti, destro di Briotti che sfiora il palo. Zito con due uomini in barriera. Anzi, tre. Fischia l'arbitro. Ecco, Zito cerca il secondo palo. Il colpo di testa di Araimo sulla linea. E adesso tutti in avanti. Non c'è più tempo. La Roma vince 3-2 e passa al turno successivo.